Lo sapevate che tutte le piante che mettete nel minestrone hanno un progenitore selvatico? Che magari cresce proprio nel giardino di casa vostra, o nell'aiuola sotto casa, dove portate il vostro cane a fare pipì? Ovviamente anche per la carota è così. E si chiama Daucus, indovina un po', carota. Il magico ortaggio arancione che produce beta-carotene come se piovesse ha un progenitore selvatico che viveva tranquillo, tranquillo nei prati dell'Afghanistan e che non pensava mai che sarebbe diventato così famoso. Progenitore a sua volta imparentato con il nostro signor Daucus. Ovviamente ci è voluto un lungo processo di domesticazione per passare dalla carota selvatica a quella coltivata. Selezioni e risemine che l'hanno resa più grande, tenera e succosa. Ma attenzione! Daucus carota ha un'infiorescenza tipica della famiglia botanica di appartenenza e dunque si può confondere con specie simili, anche tossiche, come per esempio la cicuta. Di inconfondibile però ha una cosa: l'odore della radice. Provate a grattarvi la superficie e annusate. È vero o no? Se avrete voglia di armarvi di piccone ed estrarre dal terreno un certo quantitativo per prepararlo come fareste con una normale carota da supermercato, vi farete un'idea del perché c'è stato bisogno di domesticarla. È sicuramente molto saporita, ma è dura come il legno. Se avrete voglia di scoprire tutte le incredibili proprietà e tante altre informazioni sulla nostra amica, seguitemi sul blog Farmanatura.